4 di ottobre del 2002, un cinesone debuttò tra i professionisti. And a turnaround, and Yao Ming with his first basket as a Houston Rocket. Michael Jordan è pronto per una nuova stagione, ora lo sa a Kevin Baker. Dolphin Baker goes up and Michael Jordan says, NBA sono ben educati. Stephen Jackson dà il suo personale benvenuto a Yao Ming. Shaq si sta curando il dittone, ma Kobe c'è, e come se c'è. Picked up by Kobe Bryant, 3-on-1. Genius potrà dire quello che vuole, ma le ambizioni di Boston passano sempre da questi due, Antoine Walker e Paul Pierce. Tony Parker, il francesino di San Antonio, fa la conoscenza con i nuovi Rockets. Look at coming up from behind as Parker has the ball blocked out of bounds by Steve Francis. You talk about a couple of athletes. Tutte le frustrazioni di Indianapolis, Paul Pierce le scarica contro Jerry Stackhouse. Great reverse, and Charles Oakley gets hit with the foul. Pierce is just too strong. So much size and strength. Numero 3, Kenyon Martin. Il cielo è il suo unico limite. Numero 2, Kobe Bryant e la sua inebriante e sconsolante facilità di esecuzione. Kobe with a sick move in the way. Last time I was up that high, those oxygen bags dropped down. Jason Kidd timbra il primo cartellino sul numero 1, ma come avrà fatto solo a pensare a questa cosa? Oh, look out! Richard Jefferson! Jason Kidd knew he was there! Just beautiful, you're exactly right, Ian. That's what makes these plays so much fun to watch. Andiamoci ora con gli acciaccati Sacramento Kings. He is electric at 6'11 out of UNLV. Un uomo normale in mezzo ai giganti, ma che uomo normale, Steve Nash. Down the lane, Nash hangs, that hits. He got in the chest of Thurl and flipped it in. A parte Kenyon Martin, chi c'è di solito con Jason Kidd dall'altra parte del filo? Richard Jefferson, ovviamente. Perfect feed from a Jefferson reverse dunk. Now Strickland just fell down, and of course that's easy pickets for Jason Kidd. Di chi si parlava? Di Kenyon Martin, capito Jerry? Come ti pareggio la partita? Firmato Derek Anderson. Gotta go, 2 seconds on the clock. Long jump shot is good! It's a two! It's a two to tie! Il classico, semplice, normale tiro di Nick the Quick. Rashid Wallace a lezione di backdoor, relatore il chiarissimo professor Kobe Bryant. Slam dunk by Kobe. What a pass by Bishop. Now that pass was beautiful. Tra un acciacco e l'altro è tornata la Vincenity, Vince Carter. Carter at the foul line. All the time. With a right-handed monster jam. He just posterized Tim Duncan with a little salsa on it. My goodness, are you kidding me? Questo qua lo vedremo molto spesso quest'anno alla fine di NBA Action. Richard Jefferson. Cross court. Jefferson had Jackson leading. Oh! He dunked it over the Starovich. That is a foreign facial. He threw it over the top of the Starovich. Climbed the ladder for Richard Jefferson. Questo invece al numero uno lo vediamo da anni. Tim Duncan vince alla piramide di Memphis. Duncan makes the move over Powell. Jefferson and Kenyon Martin. A monster finish. You're not going to stop those two on a break. Like a locomotive. Una
presenza puntuale al numero 9 Tracy McGrady. Al numero 8 vogliamo parlare di Antoine Walker. Takes it from half court and banks it home. Oh, Antoine Walker, you gotta love it. You gotta love it. Stessa squadra, stesso talento. Paul Pierce. How about that move by Pierce? And they are loving it here at the fleet. Un ritorno gradito al numero 6. Da Sabonis ad Antonio Daniels. There's the Statue of Liberty from Antonio Daniels. Daniels went hard to the rim and hard to the floor. E quando si tratta di correre, nessuno è più veloce di Steve Francise. Stevie, give it back, give it back, give it back. Steve Francise! Oh, did he get up in the air? Nell'NBA, passando per il campionato italiano, Emmanuel Ginobili con gli Spurs. E tanto per gradire ancora una volta l'argentino di San Antonio. Posizione d'onore per Shannon Anderson. Trying to go coast to coast. Got it. Oh man. Fearless. Gradino più alto del podio. Canestro decisivo per Jerry Stackhouse. What a finish. Ed è tutto. È rientrato, Tim Duncan se n'è accorto e il ferro trema ancora. Per tutta la partita ha giocato meglio TNC, poi il match lo ha vinto Steve Webb. Yes! He wanted it, he got it, and it was true from the time it left his hands. Numero 7, Steve Francis si è concesso un viaggetto nella ionosfera. Questi quali abbiamo già visti da qualche parte. Forse qui, Jason Kidd per Kenyon Martin. Here's a lob that is finished. Kenyon Martin. How good was that pass? Jason made it look like he was going to take a jump shot and just put it right in front of the rim. Un uomo in mezzo ai giganti, ma che uomo! Allen Iverson contro Wizard. And another foul is called on Washington. It will count. L'esplosione di potenza di Ricky Davis. Ricky to the hole with explosion and one. I think he jumped over Steve Nash. Il miracolo di Ron Artest contro i Milwaukee Bucks. Artest lurching. Hits and it's pearl. Ron Artest falling out of bounds miraculously gets the shot to go. Forse il loro grande segreto è la telepatia. Gilbert Arenas e Jason Richardson. Knocked away by Arenas. Ahead to Jason. Look out! Oh my goodness! They're standing in the arena on that one. The pass off the steal and the finish. Questo qui un giorno ha vinto la gara delle schiacciate, ma da qualche anno queste cose le fa anche in partita. Desmond Mason. Dato che sia il vostro 2-10 preferito, Kevin Garnett. Numero 9 per una tripla doppia, punti, rimbalzi e stoppate, Ben Wallace dei Pistons. Now he needs a bucket inside court, spikes it up. Numero
foto un alley-oop. Martin e Kidd, no no, Duncan e Manu Ginobili. Terrific play, way to run the court, Tim. Finita l'era di Malone, Stockton e Hornacek, il futuro dei Jets parla moscovita. Andrei Kirilenko. In America lo chiamano give and go, in Italia dai e vai. C'è Jason Richardson, chiamiamolo give and go. Pass to Murphy, Chandler stopped it, but Richardson kept it down. He didn't get the call, but they got the highlight. Senza TMC e Grant Hill, il go-to guy degli Orlando Magic è Mike Miller. Miller catches and fires. Yes! He killed it! Yeah, they are hit and shoot guys. Yeah, this is a big one for Mike Miller in a number of ways. C-Web più Zio Vlade, United Colors of Sacramento Kings. Oh, what a pass to Diva! If you don't like that, you don't like NBA basketball! Oh, boy! Il podio, tutto col canestro vincente a fil di Serena. James Posey batte i Clippers. For the win! Nuggets win! Nuggets win! Denver does it tonight! Numero 2, David Wesley batte gli Hornets. The rebound, Wesley! Yes, it's close! We're going to have replay. We're going to have replay. But it looked from here like it should count. E numero uno, Sean Marion sbatte i Nuggets. No, no, alla fine vince Denver. E complimenti, davvero complimenti al regista. E li vedi forti e sani come tu li vuoi. Malone e John Stockton. Non sarà lo showtime dei Lakers anni 80. Pat Riley a Miami si deve accontentare di Caron Butler. Una estrella do Brasil a Denver. Nene Maiber Ilario. Oltre a T-Mac e a Grant Hill, un'altra stella brilla nel cielo di Orlando. Mike Miller. And you gotta give it back to T-Mac. Nice. Oh, Miller rising high to throw it down. Man, oh man, Mike, I didn't know you could get that high. Ma perché il soprannome di Antoine Walker è The Genius? Ecco perché. Walker slings it in. Oh, boy. Antoine Walker simply was hoping to get the whistle. L'animalone di Phoenix devasta il canestro. Amari Stoudemire. Looks short, but a rebound by Stoudemire, and this one he makes sure. No doubt about this one right here. Come ti chiudo il contropiede con un semplice appoggio. Mr. Kobe Bryant. Exclamation point. In molti hanno sbagliato a chiamarlo The Next MJ, ma qualche motivo per quel soprannome c'era. Eddie Jones. Jackknife jam for Eddie Jones. Where did that come from? And bring it back soon, I'll tell you. Vince Carter è tornato. Queste le immagini, giudicate voi. Carter with the step. Oh! The reverse stop by Vince Carter. The crowd bleeding this stuff and the Knicks want to talk to try to take this crowd out of the game. Numero uno è per Mark Jackson degli Utah Jazz, ha una mano dal palleggio ma non è un assist, è un canestro. Fantastico Kobe, a volte poi c'è anche Shaq che gli dà una mano. Inside to Shaq, nice drop. Slam dunk the basket in the foul. Nice play by Shaquille and obviously the finish by Kobe wasn't too shabby either.
Questa cosa nell'inizio silenzioso di Derek Henderson, Rashid Wallace e tutti Portland Trail Blazers. Wallace, great tip rebound. Mancava Kevin Garnett, forse doveva migliorare nel passaggio, detto, fatto. Pochi sorrisi a Miami quest'anno, la maggior parte li porta un rookie, Caron Butler. Questo qui lo vediamo spesso in corsa ai countdown, Richard Jefferson. Slams it down and the foul. Gli acciaccati Kings di questa inizio stagione si sono affidati a due leader, uno è Doug Christie. Behind the back was a save, highlight special. That is all Doug Christie. Clark, I mean, he's the point. He's got it going in all kinds of directions there. L'altro è Bobby Jackson. Jackson sets the puck. Se la gara delle schiacciate fosse domani, non avrebbe rivali. Ricky Davis. Ricky. Man. They are bowing to Ricky Davis. 26 points. He is an explosive player. Pessimo il suo inizio a Washington. MJ da Jerry Stackhouse si aspetta questo tipo di cose. Stackhouse and score the goal. He'll go to the line on an acrobatic shot. Steve Francis dei Rockets. No! I don't believe it! I don't believe it! Victory stolen away, at least for the moment, from Miami. Rashid Wallace di Portland sul parquet di Washington per il numero 9. Wait for the slam! Another inside basket, another fast break, and that one over his former teammate. Numero 8, Ricky Davis e Igauskas. Davis nearly stalled. Oh, Igauskas around the back and in with the left hand. Al numero 7, Billups di Detroit. Dunks behind the back, to the hole again, and that fire! Chauncey brings them to their feet. It seemed like the Red Sea parted. Al numero 6, il duo di Cleveland, Wagner Davis. Wagner upstairs and Ricky Davis bringing it down heavily. Numero 5, Ray Allen dalla distanza. Ray Allen will shoot it from half court. And it's good. Look out! And it's good. Ah, halfway there, Johnny and I could tell that it was right on line. Quarto posto, Ben Wallace di Detroit. Blocked by Wallace in the dunk attempt. Out of bounds to the Hawks, but Ira Noble walked into Wallace's world. Passaggio straordinario di Yao Ming per il numero 3. Nice effort, and it sets up the layup by Francis. Well, you see the instincts of Yao Ming. 2, Michael Finley dei Dallas Mavericks. Finley guarded by Wilcox, flung it off the backboard, went and got it for his 22nd and 23rd points. La migliore azione è targata Rick Fox e Kobe Bryant. Fox gets inside and Miller throws it off the... Rick Fox threw the ball wildly up off the backboard. Kobe hustling. Shaq, coast to coast, più alley-oop. Uh-oh, look at him handle. The last pass to Kobe. Slam dunk. Wow, it says I should be playing point. Forget this low post up. Vi serve un buzzer beater? Andate dal Barone. Three on the shot clock, two on the shot clock. Barron lets it go. Yes! Three-pointer! Barron Davis! Restiamo tra gli esterni, parliamo di Stephon Marbury. Marbury
Suns take the lead. Preferite l'atletismo? Ok, vediamo Antoine Jamison. Driving into the paint. Oh my goodness! Oh, I have never seen Jamison do that. Mani calde, cuori freddo. Armstrong. Armstrong's got to let it go. A circle shot that somehow goes in, not with the left hand. Oh my! Se invece volete vedere una squadra, parliamo dei Sacramento Kings. Finally, it's Clark off the Jackson line. That's Sacramento basketball. Il canestro più curioso della settimana? Questo dei Jazz, con un assist dall'avversario. Marcus Ashley, un rookie volante a Milwaukee. Oh, beautiful jam by Haslip. All he needed was a furry suit, and he was the mascot. Oh, look at the Bucks bench reacting to that. Al numero due, it's a Ming thing. Avete dato la cera al parquet? Niente paura, Jason Terry pattina e segna. JT pulls up, falling back. Yes, il grande bilanciamento di Amon Green. Oh, man. Young man just taking off. Non solo rimbalzi, ogni tanto anche effetti speciali. Ben Wallace. Ben Wallace! Right. La personale versione del canestro reverse di Austin Crusher. Catch up with the awesome finish. Man. La crescita continua costante dei Bulls si accompagna alla sua. Jay Williams con l'assist. Beautifully, beautifully done. Numero 5, The Genius al lavoro. Antoine Walker a fil di sirena. Furto, fuga e assist. Il sempiterno John Stockton per Andrei Kirilenko. I dei del basket ogni tanto stanno ad ascoltare Corey Maggetti. Maggetti launches. Oh, he answers. Corey Maggetti, the response to Jason Williams. Are you kidding me? Oh, what a shot by Maggetti. Showtime a Seattle. Rashard Lewis ruba. Gary Payton inventa. Desmond Mason finalizza. Numero uno per la bellezza sconvolgente del genio, Jason Kidd per Aaron Williams. That is gorgeous. Aaron Williams with a dunk. Jason Kidd eyes in the back of his head. Make you look foolish. Then you do a double take. Erano 11, primato stabilito da Dennis Scott di Orlando nel 1996, 45 punti, 12 su 18 da 3. La sua prima partita da pro, Magic da spettacolo, ma quando in gioco... Ricky Davis zittisce gli sventurati Denver Nuggets, anche se gioca a Cleveland, ha poco da ridere. Il personale allenamento di Jay Rich per la gara delle schiacciate. I ragazzini di Chicago ogni tanto tirano fuori un contropiede devastante. Chiude A-Rob. Oh, what a beautiful play. Look at the bench. Holy mackerel jumping around. Beautiful play. Robinson with nine. And the Hornets want a timeout. Un semplice, classico rimbalzo offensivo di Kenyon Martin. Oh, man, he rocks the rim. Like using that trampoline that they use during timeouts. Kmart needs no props.
Germain O'Neill con il piazzato allo scadere, poi dopo 17 minuti di prova televisiva gli arbitri dicono che è valido. Al quinto posto lo Showtime di Seattle, l'assist di Berry, chiude Desmond Mason. Forse c'è anche un po' di fortuna, ma solo un po'. Steve Francis contro i Lakers. Il venerabile Kevin Willis deve ringraziare Manu. Furto e assist di Ginobili e Willis dimentica la stoppata. A proposito di assist e di venerabili, Mark Jackson per Andrei Kirilenko. Ancora un assist al numero 1, J.R. Bremer manda a segnare, double P. Nice job, J.R. In decima posizione chi troviamo? Proprio lui, Michael Jordan. And the crowd says we've seen that several times. Al nono posto il canestro decisivo di Tim Duncan contro Utah. 3 seconds left against Karl Malone, the fall away. Yes! The Spurs win at the buzzer! The fall away by Tim Duncan over Karl Malone! They'll look at it, but I gotta believe it left his hand in time. Posizione numero 8 per Darrell Armstrong degli Orlando Magic. Al numero 7 il buzzer beater di Mobley. Count that at the buzzer. They count that three. Al sesto posto Ron Mercer dei Pacers. Mercer puts it away. Whoa. Al quinto posto lo stupendo passaggio di Tim Duncan per Stephen Jackson. How good is that? Basketball. That's how you play basketball. I tell you, basketball is all about chemistry, knowing what your man's gonna do. Attenzione, ora un altro assist d'autore. Stavolta tocca a Richard Hamilton dei Pistons. How about that? And they're going to get the ball back. We have a last second shot too. Great play. Siamo sul podio. Al numero 3 la stoppata decisiva di Jerry Stackhouse dei Wizards. What a block. Numero 2, lo star dei Rockets, Steve Francis. Francis 4-on-2, the back wrap around the world lay-in for Steve Francis. Al numero 1, a lezione di contropiede dai Golden State Warriors. That was as pretty a fast break as you'll see at Golden State. Ricky Davis dei Cleveland Cavaliers. Davis on the steal. Watch Ricky fly and flush as he went hard to the offensive end. Numero 9, il gioco di squadra dei Nets. E che dire dei Dallas Mavericks? Al numero 7, il contropiede di Toronto. Look out now, Vince Carter, back to Jerome Williams. And the Raptors on a roll now. Non male, ma gustatevi Troy Murphy dei Warriors. Oh, the 180!
che entra nei primi 5, Kenyon Martin dei Nets. Martin goes around Lynch for a two-handed monster finish. Rookie dei Phoenix Suns, Stoudemire. Stoudemire crushes it. That's why he was drafted, right there. Sul podio si accomoda il trattore, Traylor degli Hornets. Inside, Traylor. Shot by the tractor. Due presenze non da poco ai primi due posti. Al numero 2, Vince Carter. Boris Peterson, Vince Carter. Oh, my. Reverse slam from Vince Carter. E al numero 1, chi c'è? Kobe. Canestro decisivo di Jerry Stackhouse. Numero 9, Mark Jackson degli Utah Jazz. And Jackson before the end of the quarter fires it. Oh, unbelievable! Veramente uno dei più contenti che mai vi è tornato è Keon Clark. Mike Bibby to perfection and another assist, seven baskets and it's 15-6. Anche Wally Szczerbiak è tornato e non ha dimenticato come si vincono le partite. Szczerbiak at the buzzer, got it, the Wolves win. The officials are conferring right now. That shot will be good, Bobby, got it off. Quando si dice panchina lunga, pensate a Sacramento. Dalla panchina può uscire anche Martin Cleaves. Tutta la stagione di Miami in questa giocata. L'auto assist di Vlado Stepania. Let me say this. That you never save a ball blindly underneath the basket you're defending. Il giorno in cui Nicholas Skitishvili fece la conoscenza di Kobe Bryant. Stairs like few can get to the ceiling. Well, you don't want to, your point guard, who's supposed to be one of your quickest players on the floor, beat that easily, but the weak side defense completely asleep. Gli anni passano, gli assist, no, Mark Jackson per Andrei Kirilenko. Andrei with 5 points, Mark Jackson has 5 assists. Gli anni passano, il genio no, anzi, se possibile, aumenta. MJ con l'assist. He knew he could not catch the ball, and so he tipped it to Haywood. That is an amazing play. A proposito di assist, questi sono da podio. Ron Artest per Jermaine O'Neal. Artest sets up O'Neal, who flushes. And that's where Ron Artest can really fool people. Un po' meglio questo. Steve Nash dietro la schiena per The German Wunderkind. Wow, they're getting run out here. George Karl needs a timeout desperately. Numero uno per un omaggio a un uomo in un momento al di là di ogni plausibile immaginazione. Oh, what did I just see? You just saw what Kobe does best, and that's bring people to their feet with a sensational play in the open court. Al numero 10, alley-oop per Richard Jefferson. Oh, reverse finish by Jefferson. Al numero 9, P-Square contro i Rockets. Pierce to the basket. On their feet after that one, Paul Pierce, wow. Al numero 8, la Marvelous Abusa degli Hawks. Takes it out of the gate. Yes, he can. That's what I mean about him, Bob. This is one of the most complete players in the NBA. He can do it all. Presenza fissa al numero 7, Jay Rich. Watch out. Jay, I don't have a little something special.
un periodo di gran forma, Jamal Mashburn. Shot doesn't go. Put back, Mashburn, got it. Battier looked over his shoulder, Mashburn made his move on the look. He missed, but the put back works with a second remaining. Dicevamo che in un buon periodo, Jamal Mashburn. Mashburn in his hands to try to win it like he did last night. Wesley's open. Mashburn's got to hurry. Forced it. Oh, my goodness. 2/10 of a second left. What an incredible shot by Mashburn. C'è un nuovo duo nell'NBA. Stephen Jackson, Tim Duncan. Tim Duncan on the foul. How hot are these guys right now? Spurs on an 18-4 run. È figlio d'arte e si vede, John Barry. Pump faking, shovels up a shot, rims good, count it and a foul, oh my! Non si capisce da dove arrivi il suo nome, ma si capisce dove va Mobley. Mobley now. Wow! That was a little bit of everything driving down the lane. Al numero uno questa settimana torna Giasone, Williams con Wright. È tutto, gente! Cominciamo dal numero 10. I Cavs e il loro volatile, Ricky Davis. 20 points for Ricky Davis. Cavaliers play an outstanding game. Al numero 9 i Blazers cominciano il break. Ruben Patterson aggiunge il suo tocco magico. Al numero 8 la combinazione dei Lakers ancora una volta. Well, if you try to play Kobe that close and the Lakers run their offense, Shaquille is just an excellent passer. E al numero 6 una nuova alba a Phoenix per Shaun Marion. Al numero 6 i Nets non trovano il canestro pesante, ma trovano Kenyon Martin. Jefferson offensive rebound. Slam down, Lorenzo Charles style. Exactly, that was going to come up short. Philadelphia quit on it, Kenyon Martin did not. Al numero 5 i Grizzlies e Shane Battier trovano un canestro speciale. E a proposito di canestre incredibili, cosa ne dite questo di Tracy McGrady? E al numero 3 Michael Redd e Desmond Mason dei Bucks. E al numero 2 Steve Francis degli Houston Rockets, che rende facili anche le cose più difficili. E al numero 1 di questa settimana, che ne dite del tiro finale di Rashard Lewis? Rashard punctuating a big night. He has 16 points. Leiupa difesa schierata. Sì, comodo per lui. Kevin Garnett. Oh, are you kidding me? Did he just do that? No, he didn't. It had to be some kind of, that was trick photography. I don't believe that. Per il momento il duo di Detroit è Monco, a Chauncey Billups manca tremendamente Ben Wallace. When the help comes, everybody's gonna drop, and that means the perimeter people gotta get down and help the big guys. Jason Kidd quando alza i suoi palloni sa che qualcuno dall'altra parte c'è sempre. Kerry Kittle adesso. Kerry Kittle hammers it home. Boy, is that nice as Kerry Kittle gave him the signal, throw it up there. Numero 7, Muchinori salva, poi Steve Francis ci mette la firma. Beautiful, Steve Francis with the one-handed jam.
was a great play by Mucciarelli. Ogni tanto anche Vince Carter sbaglia e Mo Peterson lo sa molto bene. Un passaggio da touchdown ad Atlanta, ricezione di Jason Terry e non solo quella. Ben Wallace rimanda a settembre Ron Artest. And that one is pulverized by Big Ben. Yeah, he got to that one. Previn Knight chiude a modo suo il terzo quarto, recupero e tripla da 20 metri. Che cos'è un passaggio off the glass? Guardate Jason Kidd. Laying off window and a dunk is good. Ricordate il discorso delle somiglianze? Kobe Bryant che somiglia sempre di più a un quarantenne vicino al ritiro. Over Battier. Got it. 102-101. Kobe Bryant. 21 points. Siamo arrivati. 10, la linea di fondo presa da Sharif Abdul-Rahim. Let's go to fundamental school. L'hanno richiamato dal suo buon ritiro di Torremolinos per cose come questa. Arvydas Sabonis. Beautiful delivery by Sabonis. Numero 8, Kevin Garnett batte la sirena e i Sonics. As the shot clock and the quarter buzzer was expiring, Garnett somehow over three Sonics buries the jumper from the left baseline. Al numero 7, C-Webb batte la sirena e i Nuggets. Weber. Oh! And you don't like that? You don't like Kings basketball? Chris Webber somehow, someway, scoops in. And the Kings lead it with 9/10 of a second left. Numero 6, un habitué di questa classifica, Kenyon Martin devasta il canestro. Comoda conclusione di tabellone da metà campo, Richard Jefferson. Al numero 4 ancora Kevin Garnett che cancella, poi Mark Jackson ringrazia. Wow! That's team basketball. La vostra guardia di 2,10 metri che spezza in due la difesa, Dirk Nowitzki. Deutschman serves up the Spalding special on Kirilenko. Wow! Gli allenatori dicono se fai fallo non fargli fare canestro. Sì, ma dall'altra parte c'è Kobe Bryant. Numero 1, il giorno in cui TMC si è ricordato dell'All-Star Game. All-Star Game 2002, ovviamente. È chi dell'NBA cancella meglio di Theo Ratliff? Another rejection for Ratliff. That's number 4 for Theo. Finalmente anche dall'altra parte dell'oceano cominciano a conoscerlo bene. Manu Ginobili. Man in the distance and the slam. Boy, did he reach Stockton from the other side of the floor. Again, that anticipation is outstanding. La testa è quella che è, un po' calda. Le gambe anche però. Ruben Patterson. Ray Allen è un comodo tiro da 12 metri. He got game. Oh my, look where he got that from. And he hit it. A 40-foot three by Allen. My goodness. He Lavoro di squadra dei Memphis Grizzlies. Chiude Stromile Swift. Williams tracks it down. Oh! My
The awareness, communication in transition. Prima gara di playoff, sotto di tre a pochi secondi dalla fine. Chi dai la palla? Al tuo rookie, ovviamente. Amari Stoudemire. Oh! Amari Stoudemire. Oh, my goodness. Hits a three to tie the game. Just like Frank Johnson drew it up, I'm sure. Welcome to the playoffs, ladies and gentlemen. Tracy McGrady, uno così, McMahon Okurie in Turchia, non l'aveva mai visto. Contropiede in inferiorità numerica, non si deve andare. Jamal Crawford va, e come se va. Un'altra comoda linea di fondo di Tracy McGrady. Curry hounding McGrady, sees his baseline, beautiful wraparound, powerful move by the NBA scoring leader, no stopping athletic ability like that. Numero uno, la sorpresa della settimana, Stephon Marbury punisce uno dei rari errori di Tim Duncan. Marbury has it, here's Marbury on the drive. Siamo arrivati per oggi. Philadelphia ha giocato praticamente con il ginocchio in mano. Tutto il talento e il grande cuore di Baron Davis. Tutti, ma proprio tutti i Pacers hanno provato a difendere su di lui. E tutti con lo stesso risultato. Questo, Paul Pierce. Saluto di Andrei Kirilenko alla stagione 2003. Mike Bibis lo ricorderà bene. Non solo Iverson, l'altra dimensione di Philadelphia si chiama Derrick Coleman. Numero 6, Nick the Quick, chiude a modo suo il primo tempo. Van Exel with the last ditch effort, and it counts! It's a three by Nick Van Exel! So Wells gets a two because his foot was on the line, and Van Exel hits a three at the buzzer. Per la nostra nazionale speriamo che a settembre se ne stia in vacanza. Jerome Moiseau rimanda a casa Allen Iverson. He's built a little bit like Keon Clark. Here you see his ability to block a shot. In un certo senso la stagione NBA è già finita, perché è già finita la stagione di Kevin Garnett. Amari Stoudemire qualche giorno prima di diventare rookie dell'anno. Questo è il suo ultimo discorso agli elettori. Il bel sogno di Minnesota ha cominciato a finire quando lui ha finito la benzina. Troy Hudson ce la mette tutta. Kobe Bryant fa quello che sa fare meglio. Numero 1, come dimenticare un tiro libero decisivo sbagliato? Prendendo il rimbalzo, ovviamente, Rodney Rogers. Interesting about that play. I'm watching George Karl. He was trying to get Desmond Mason on the same side as Kenyon Martin, so him and Mason could both pinch on Kenyon Martin, and it didn't happen. Antoine Walker scavalca i Pacers. Il rookie dei Suns al nono posto, Stoudemire. Contropiede dei Nets contro i Celtics. McCarty cleans it up and throws one up, and Aaron Williams is right there. That's turnover number six for Boston. Jefferson! Richard Jefferson just rattles the rim. Buzzer beater alla fine del primo tempo di Kevin Willis degli Spurs. Willis fires the shot at court. Al sesto posto, passaggio di Rasheed Wallace di Portland. Wallace,
Al quinto, Eduardo Najera dei Mavericks. Great pocket bounce pass by Nash to a finishing Nahorov. Touchdown pass dei Bucks, magata difensiva di Jason Kidd. Al terzo posto, T-Mac contro i Pistons. A little tendonitis, he said, bothering him, but it didn't bother him there. Un altro rookie che ben conosciamo, Manu Ginobili. Gioco di squadra dei Lakers e conclusione di Kobe Bryant, è il numero uno. A Washington, questa però è da ricordare. Jerry Stackhouse. Big block. Stackhouse got it. Oh, what a block! He's over the LA Lakers. Capita anche a voi di sentirvi in trappola? Vi liberiamo noi. È tempo di scatenarsi con gli assist più incredibili di questa settimana. What a dribble move! Nice pass! Marion with the finish! Drops it for Shaq, slams it home! E se ancora non vi bastasse, signori, Allen Iverson! Iverson! Got it! Iverson non è stato il solo a tirar fuori il meglio, lo ha fatto anche Travis Best! Was that a tough shot or what? E non è finita, che ci crediate o no, c'è di meglio. Pumps up a running right hand roundhouse off the window. Pour it inside Malone, back to a Payton. How sweet it is. Fakes the floor. Ama l'alta quota anche il rookie di Cleveland, LeBron James. Uh-oh. Walker running with Finley, the alley. Cambiamo genere, andiamo a vedere cosa è successo sotto l'altro canestro nella NBA. Lo spettacolo non manca mai, tantomeno in difesa. Bam swats the shot away. Kato blocks it into the expensive seat. Ora che siete lanciati, è tempo di tornare sulla terra. Muscle on the follow. Lob, Shaq slams it home. Al numero 10 il tocco magico per Jason Richardson e il suo schiaccione. Numero 9, un'altra schiacciata dal duo d'Indiana, conduce Kenny Anderson, conclude Ron Artest. Questo, ragazzi, lo vedremo spesso ad altezze siderale, LeBron James, rookie dei Cavs. Al numero 7 ancora Jason Richardson, abituato a concludere di prepotenza. C'è feeling anche tra gli Spurs quando a passarla è Manu Ginobili, qui per Robert Horry. Numero 5, capite perché lo chiamano Vince Credible? È Vince Carter, partito alla grande quest'anno. Numero 4, Allen I pesca uno dei suoi numeri usciti dal cilindro. Iverson has Miller all by himself, somehow finds his way to the cup, a dazzling display by Allen. Attenzione al balzo felino e alla rapina di Manu Ginobili, che non serve solo assist al bacio. He is really a thief. This guy's been sensational defensively. Duncan with the finish!
volare per i Cavs è uno scherzo da ragazzi. Ricky Davis vola alto sopra New York. Ricky Davis, the fly. Jefferson. Speed, Scalabrini tipped it over to Jefferson. Oh! Big finish on the windmill! And then high stepping down the floor. Al numero 9, Manu Ginobili guida il contropiede, Tim Duncan lo chiude. Al numero 8, beh, tra gli schiacciatori non poteva mancare Ricky Davis. Ricky Davis, the fly and flush over the top of Charlie Ward. Questo sarebbe un playmaker e sarebbe anche piccolino, Stevie Francis. Padgett got the rebound and then Francis puts a big exclamation point on the end of the first half. Per questo invece è tutto molto facile. Carmelo Anthony in testa a Yao Ming. Giving it up to Andre Miller. Come farsi trovare dall'altra parte dell'arcobaleno? Siamo al numero 5 e al numero 5 troviamo Marcus Camby che fa tutto da sé. Siamo alla vigilia del podio e ci troviamo Chris Bosh. Bosh, powerful. Gradino più basso del podio ci troviamo Bonzi Wells per Stromae Swift. Stromae Swift, my goodness. Showtime. The alley by Bonzi and the oops from Stromae Swift. Ha giocato un playoff straordinario e ha fatto questa cosina, Dwayne Wade. Oh, what a play! Oh my God! He jumped right out of the building! He's Superman! One of the great dunks in Heat history! Anche questo è un playmaker e anche questo è piccino. Il piccolo immenso Baron Davis, il barone. Davis. È tutto, gente. La scorsa settimana chi ha votato su NBA.com ha scelto quale miglior buzzer beater dell'anno questa magata di Derek Fisher. Beh, facile scegliere. Vale la pena comunque di dare un'altra occhiata. Per votare la miglior schiacciata di quest'anno collegatevi al sito ufficiale della Lega, NBA.com. The Mavericks may need to foul here. They're down by a digit. Oh, slam! Oh, what a finish for the big fella! Ouch! Oh, my! Goes forward. It counts as a foul! A wild shot thrown up by Bowen, and he'll go to the foul line. Jamal, a runner off the glass, and a dunk! How about Jamal? He played that himself. Oh, baby! He went through there, didn't have a chance at it, threw it off the glass. Back door, kid. Kidding, kid on a lob to Kenyon Martin for the slammer. Walker fades away. Hits the shot at the buzzer. Dallas wins. Walker buries the shot at the buzzer. Oh, I love this game. Waiting all night.
count this basket. And takes it all the way, or maybe it was an intended pass for Kenyon Martin. I think it was. You can't see behind, can you? He can't. Busting twice. Al numero 10 c'è Tayshaun Prince. Va a rimbalzo così, con la schiacciata. Ad Atlanta c'è qualcuno che comincia davvero a volare. Il rookie Josh Smith. Josh Smith! He caught that in front of the rim and then dunked over his shoulder. Ed invece c'è chi le schiacciate se le costruisce tutte da solo, LeBron James. LeBron James loves levitation. E visto che parliamo di decolli, ecco Desmond Mason sulla pista di partenza. Spurs and all, Cowboy fly. A volte il passaggio arriva da lontano. Steve Nash non ha limiti per trovare Stoudemire. Phoenix has adjusted well to Portland's game plan. Mid-court alley-oop from Nash to Amari Stoudemire. Ancora i Suns, questa volta è Marion a trovare Stoudemire. Stoudemire, reversal, and one. That was wicked. So that was unbelievable. The catch and then the finish. Miguel Pietrus sa già fare la voce grossa nella NBA. With a left hand! What a drive on Zerbiak. And I mean, he left him in his tracks. L'invenzione di Marcus Camby è l'assist di tabellone per Kenyon Martin. With an exclamation point. But give Marcus Camby an assist off the backboard. But what a play, Kenyon Martin. Poesia in movimento. Manu Ginobili, delizioso ed efficace. Oh, beautiful move and a foul. The great thing about Ginobili is you get a little bit of everything on literally every possession. Ma il numero uno, Dwayne Wade, a Miami non c'è solo Shaq. Dwayne Wade exploding here in Utah. He went high and he just stayed there. A Dirk Nowitzki le penetrazioni piace chiuderle così. Receiving intermittent awards as Nowitzki attacks. Oh, did he ever? Dirk believes he can fly, and you know what? So do I. Al numero 9, il buzzer beater di Damon Stoudemire. Puts up the three to tie. Oh, Stoudemire nails it! And we're going to overtime! Il canestro non balla. Date la palla a Malik Rose. Malik Rose will attack the hoop. Throw it down with a fury with the Henderson Horizon. Al numero 7, Chris Webber, uno che gli assist li fa senza guardare. What a pass! Oh, you don't like that! You don't like NBA basketball! Oh, boy! Recupero e schiacciata. Il basket, secondo Carlos Arroyo. Arroyo rifles in the jumper from the corner and the Magic mishandle the inbound. And Boozer dunks it and a foul. Contro i Celtics, Abdul Rahim ha vinto così. This is for the win. Al numero 4, il contropiede l'assist di Chris Kaman dei Clippers. Yes! How about that? Well, what other body parts can we remove from Damon? È showtime contro i Lakers. Signore e signori, Steve Francis.
make them score from the field. Oh, Stevie Francis throwing it down. Al numero due c'è la mano torrida di Tracy McGrady. Owen is all over McGrady. Foul is picked up. Yes. A potential four-point play. Tracy McGrady from downtown. In vetta ancora T-Mac, quello che ne ha messi 13 in 33 secondi. He turned it over. Turned it over. Here we go. We're down to six, down to five, down to four. McGrady at the buzzer. Yes! This is one of the greatest comebacks in Rocket history. I have never seen anything like this. One of the most amazing comebacks in Houston Rockets history. Al numero 10, Jason Kidd. Questo è il suo regalo per il nuovo compagno, Vince Carter. That's a backboard pass by Kidd. You don't see that too often. Al numero 9, Kobe Bryant. Attacca il canestro e finisce con la schiacciata in reverse. Henders at home. Kobe says, you think that was sweet. Wait till you see what I do to hell. Oh, that's nice. Beh, anche T-Mac conosce questo numero. Linea di fondo e schiacciata. Oh, baby. Questi due li abbiamo già visti. Li rivedremo ancora in futuro. Jason Kidd e Vince Carter. Anderson Varejao punta il canestro e affonda. Ormai è una presenza fissa, Dwayne Wade è definitivamente una superstar. Oh my! Cleared for takeoff. Dwayne Wade flying through the sky with a smashing conclusion. He got to the launching pad. Al numero 4, contropiede per Seattle, Antonio Daniels lo chiude così, nonostante una manata in faccia. Antonio Daniels throws it down and is fouled hard by Tyronn Lue. That's his signature dunk. Varejao ci riprova, ma nell'NBA bisogna sempre guardarsi alle spalle. La stoppata è di Josh Smith. Un corridoio di passaggio molto particolare. Kevin Martin è dietro la schiena e in mezzo alle gambe del difensore. Al numero uno c'è ancora lui, Dwayne Wade. Sempre più difficile, sempre più incredibile. Oh, oh, he's unbelievable! Dwayne Wade will make it jump for joy, won't he? They are buzzing here in Miami and every corner of the world. When you watch Dwayne Wade, he is spectacular. E c'è Sean Marion che vola sopra i Rockets. Marion, right in the face of the tumble. Al numero 9, la layup di Harrington per Smith. Harrington. Smith. Oh, baby. He jumped out of the gym. Al numero 8, Baron Davis serve in cielo Chris Henderson. Alley-oop to Henderson. Perfectly timed, played and displayed. Al numero 7, Steve Nash serve assist anche al tabellone. That's a player, that's a former player. Oh, what a shot by Nash! Right off the top of the backboard. That call should not have gone in. Al 6, Jamal Tinsley trova Jeff Foster anche senza guardarlo. Tinsley finding the goal. Oh, what a pass to Foster inside by Jamal Tinsley! Sensational! Al 5, ancora una volta Josh Smith e la sua schiacciata. Weber with 8 seconds on the shot clock wasn't looking. Look out, this could be good. The left-handed thriller from Jay Smooth. Al 4, Amar'e Stoudemire va via una squadra intera. Amar'e Stoudemire around the tempo. Al 3 c'è Lucius Harris che la palla la passa così.
offensively and defensively. Lucius Harris, our first to steal, yeah, and then the pretty pass. Love it, love it. People are loving it here. Al 2, Gerald Wallace è un semaforo rosso per Wally Szczerbiak. Haven't shot the ball as well as of late. Shot clock down. Szczerbiak up fake to the hole. Denied by Wallace. Numero 1, LeBron James, che vola sempre, soprattutto quando lo vestono da ape. Now he's blowing by. I mean, he feels it. He's taking it to the rim. It's a shame that mask is really affecting his play. Yes. Signori, Anna. Al 10, l'arte di pareggiare è tutta dei Sacramento Kings. Bibby steps back, puts up a three. Oh, it's good from Bibby. What a shot from Bibby. It's a two-point game. Hardaway has it. Ball knocked away. Hardaway with a bad pass. Points to Miller. And a foul! Al numero 9, un'altra arte, quella dell'assist. E Dwayne Wade ringrazia. Get a hit for Wade. How do you believe that? All'8, ancora Wade, ma questa volta a ringraziare Eddie Jones. Behind the back for Eddie. Settimo, il volo di Iguodala dei 76ers e lo chiamavano rookie. Iguodala slam. Uh-oh, I don't think Marco saw that coming. Poteva mancare LeBron James, eccolo qui al numero 6. A steal by James, 2-on-1. Here's the tennis with a high dribble. Oh! Un altro rookie volante al numero 5, Devin Harris. Harris the open man. Flying to the air. Devin rises and posterizes Chris Anderson. Look out below. Al numero 4, un classico, Allen Iverson con gli effetti speciali. Allen Bear has played well these last couple of weeks. Behind the hand wraparound. Leads Iguodala. Per la gioia di Spielberg, altri effetti speciali al numero 3, quelli di Steve Nash. Quick play, sunset numbers, Nash, behind the back, Steinbach. Al numero 2, Eddie Jones usa il telecomando e si accende Shaquille O'Neal. Re della settimana, Jason Richardson con il suo giro tondo. Jason right around Bibby. Oh, no! 360 flips it in! I'm surprised he did not lose where the basket was. He was sort of play of the year! I have to agree. Is up for that one. My goodness! Al numero 9 la cosa migliore è arrivare al canestro più vicini possibile, ci pensa Kobe Bryant. They spin to Bryant, three to shoot. Kobe's got to bail him out again, oh. And he does. Lakers have pulled. Al numero 8 vi siete divertiti con il primo alley-oop. Riguardate questo, Hamilton per Wallace. Being defended by Van Exel. They lob it up and Ben Wallace with a one-handed catch and jam. Al numero 7 è tutto facile per Yao Ming. Oh, Yao Ming! Oh, what a great move by Yao! He's fresh! Al numero 6, il barone con la sua specialità, canestro più fallo. Baron Davis puts it up and in and draws the foul! My goodness! Al numero 5, un altro alley-oop, Paul Pierce per Ricky Davis. Ricky Davis! Al numero 4, guardate come può diventare grande Tony Parker. Penetrazione, finta di passaggio e canestro. Wow, trick or treat or both. It gives the fans a trick and a treat. Sul gradino più basso del podio, una schiacciata. Reverse slam down di Darius Miles. That's what we're talking about. He's got some athleticism. That was pretty special there. You can see what he does in the open floor if he went up and under. Da schiacciata in schiacciata, al numero 2 esegue Freddie Jones.
Ooh, Freddie Jones. Back in his hometown trying to put on a show. E al numero uno, il vincitore della gara dello Star Weekend, Josh Smith. Hello! That guy, everybody, up and waving. I don't think anybody knew that this kid was going to take off like that. Potete votare le azioni che preferite per tutta la...